poesia come una stanza di passaggio, una stanza di passaggio molto alta come tradizione. Penso a quella stanza del silenzio che fu costruita nel secondo tempio di Gerusalemme, che era la stanza dove avvenivano le donazioni. Si entrava da soli, si entrava in silenzio, chi aveva di più lasciava, chi aveva bisogno prendeva, senza bisogno di esibizione per chi lasciava, senza bisogno di umiliazione per chi prendeva. Allora, sono molto emozionata, perché non come persona ma come poeta sono giovane. Ecco, guardami, come il suo approccio alla poesia, come è avvenuto, come... Io ho pubblicato con Guarda del 49, che ci spiegava. Così entrare in questa gara che per voti proclama una graduatoria, che è una graduatoria in qualche modo, come dire, che mi sento di cancellare qui alla vostra presenza nel segno di una vicinanza assoluta che mi lega sia a Franco Manzoni che a Emanuele Bettini, che vorrei quindi qui con me, al mio fianco. Quello che sto per dire, anzi due note, diciamo così, due istruzioni per l'uso. La prima è questa: vorrei organizzare il nostro tempo in questo modo. Sono le 11:20, vorrei parlare per circa mezz'ora sul tema a che serve leggere e poi dialogare con voi. Noi vogliamo la perfezione, ma vediamo che non ce la facciamo e scopriamo proprio nel non avere raggiunto quel gradino di perfezione. Un angolino al caso, da quell'angolino potrebbe saltar fuori, come dice Montale, una margherita. Io ho una figlia che fa la fotografa. Quando mi ha detto cosa devo fare per imparare a fare la fotografa, io le ho detto devi studiare lettere classiche. E lei è caduta dalla sedia, posto che non era proprio, come dire, tacito in latino. E invece l'ha dovuto studiare, poi ha capito il nesso. Se tu studi e ti prepari culturalmente per percepire la realtà, forse la saprai raccontare con l'obiettivo. Mi ha molto commosso vedere la partecipazione e sentire i pensieri e la, appunto, la vera poesia che avete espresso voi giovani. E questa è una delle tante risposte che i giovani di oggi possono dare a dei giudizi molto frettolosi. In una giornata splendente di chiusura dell'estate, bellissima giornata, e il panorama del centro cittadino, soprattutto del lungo canale,
e con la casa di Scovile era veramente suggestivo da quadro. Io da ragazzina ero quasi ero un po' balbuziente, avevo delle difficoltà di comunicazione, infatti scrivevo perché mi trovavo meglio a scrivere che non a parlare, avevo delle gravissime difficoltà di parola, che poi piano piano facendo teatro, facendo i dibattiti, le discussioni ho vinto. La tua non era volontà di rimanere, tu volevi andartene, sì, ma tenendomi nel giro del tuo corpo. Eri eterna allora, se aprivo un cassetto, spostavo una sedia, mi volevi circondato dalle tue apparenze. Solo così potevi correre dall'altro e dirgli, amo solo te. Fu così che la tua menzogna santificò questa casa, perché ora che sei come morta tutto cambia. Tu che mentivi ora sei quella che ha sempre detto la verità. C'era un bruttissimo spot in cui si vedeva un ragazzo della vostra età con un motorino che stava colloquiando con una bellissima ragazza e sullo sfondo c'era uno in bicicletta, annebbiato, solo. Cosa vuol dire? Vai a casa, convinci tuo padre a comprarti il motorino domani, altrimenti tu sei finito. Quelle ragazze. Allora, questo è il desiderio sport. Questa è una espropriazione del desiderio di cui parlo io. Perché il desiderio è qualcosa di individuale. A lei un riconoscimento come poeta, scrittore e cantautore. In quale di questi tre ruoli si riconosce di più? Prima domanda. Io non pensavo di essere nessuna di queste tre cose, in realtà. Un po' cantautore, sì, però la musica la conosco molto poco, vado un po' a culo quando compongo le canzoni, vengono abbastanza bene. Come poeta non se ne parla nemmeno, la mia poetica non ha niente a che vedere con quella che è la poesia, con quello che è scritto qua, con la poetica della poesia scritta. È un altro tipo di poesia. Non è necessario solo far giocare con i grandi fratelli, con operazioni trionfo, quelli sono modi semplici, sono modi urlati per attirare l'attenzione. Ecco, in fondo io sale piene così recentemente in manifestazioni cinematografiche non le ho viste, indipendentemente dalla capienza. Guardate che non è facile riempire una sala, né di 100 posti né di 1000 posti, può essere sempre semivuota. Quando una sala è piena vuol dire che una manifestazione è arrivata al pubblico, ha un suo pubblico. E secondo me da Capo Dugauri, da Codigoro, potrebbe partire questo messaggio a persone che hanno poi la responsabilità di riempire palinsesti che purtroppo ci intasano le case. C'è un verso di Dylan Thomas che potrebbe contrassegnare tutta la mia vita. Dice, la palla che un giorno gettai alta nel cielo non è mai più ricaduta. Ecco, questo è Pasqua, questa è la poetica del fratello. Questo è quello che è ancora là, aspettare quella palla che sta nel cielo. E questo è il poeta, questo è l'incanto della poesia. E allora per chiudere voglio citare una cosa che ho letto qua, scusate, mi sono gli occhiali. La fatica di vivere è uguale alla sua felicità, una questione privata alla luce del sole. Bene, questo verso meritava questo mio viaggio. Grazie. Come avete visto sono stato accompagnato da un drappello di veline di grandissima qualità, anche se quel camminare in mezzo a queste due file di ragazze mi dava la sensazione di essere uno di quei condannati a morte che si vedono nei film, sia pure in una chiave grottesca in questo caso. Poi quando siamo entrati in questo luogo, questa atmosfera proprio da stadio, direi, per il numero delle persone, l'entusiasmo, anche quel battere le mani così gioioso, niente affatto rituale, mi hanno subito riconciliato invece con l'idea di essere dove si vive. La scena poetica di un brusio forte e sommesso. Eppure alla fine il testo consegna al lettore non solo memorie, ma anche civili, urgenti appelli.
capo del Podigoro, che è il fiume che attraversa la nostra cittadina. Ricordiamo ai gentili ospiti che il premio prende il nome dall'antica denominazione di Codigoro, che i romani chiamavano appunto Caput Gauri, capo del Goro. Il premio prende il nome dall'antica denominazione di Codigoro, che i romani chiamavano per l'appunto Caput Gauri, capo di Goro. L'etimologia del premio deriva dall'originaria denominazione romana Caput Gauri. Quarenghi. 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 E l'aspetto fondamentale e importante di questo premio è proprio legato al fatto che, oltre a promuovere giovani poeti, importanti poeti e scrittori, ha dato la possibilità anche agli studenti delle nostre scuole di potersi mettere in gioco. Ma residente a Londra, autrice del libro Ellissi, Ibiscos Edizioni. Ci leggeranno alcune delle loro poesie i dicitori del GAD, amici del teatro di Codigoro. Il vento trasporta con avida cura il profumo del prossimo incontro e sembra nel sogno rubare l'attesa. Siamo lampi nel tempo, dedicati all'Eterno, sotto lampioni, dove la sera posano disperati amori, bagni di solitudine. A tratti l'acqua diventa abitata, segnata dal piede posto in vetrina. Il lapislazzolo del profeta stupisce nella Medina di Kairouan. Se tu ed io fossimo alberi, piantati sul medesimo terreno, a suggere uguali umori dalla terra. Non vorrei essere l'edera che s'aggrappa alla betulla, nel convolvolo la pace sulla rosa. Ho visto una farfalla fluttuare indecisa, nel mare fiorito del prato, nell'onda sottile dell'erba, indugiava. Ho visto una farfalla librarsi leggera nell'arcobaleno delle corolle, nell'azzurro infinito, danzava. Vedo una luce in quel cielo nero. Sento una voce in questo mondo vuoto. Mi sono persa tra le immagini di una vita confusa. Navigo in un mare lungo e rassegnato. Cammino in una strada senza fine. Poi guardo avanti e non voglio proseguire. Poi guardo indietro e non so più dove andare. Sì, che il mio premio diventi il premio di tutti i ragazzi della scuola media Cosmetura di Barco, affinché si possa continuare il percorso che la scuola ha intrapreso nei nostri confronti, in virtù dello slogan Conoscere per amare, e continuare a guardare il mondo con gli occhi dell'intelletto e la voce del cuore. Grazie. Caput Gauri al regista Florestano Vancini per i suoi meriti artistici e culturali.
ringrazio tutti gli amici, qualcuno anche di data un po' lontana, che ho rincontrato anche oggi, magari dopo molti anni, e i nuovi amici che oggi sento di aver conosciuto. È stata una giornata sorprendente per me, perché sì, mi era stato detto cosa più o meno sarebbe successo, ma non immaginavo così, con questa non cornice, dentro questa magnifica manifestazione. E sentirmi dentro questa manifestazione mi ha veramente emozionato, perché sento che mi è stato dato questo riconoscimento in maniera veramente autentica. Ho sentito parole da parte del Presidente che mi hanno colpito, ho sentito quei versi splendidi, chiedevo ogni tanto, ma dunque questi sono ragazzi, ho sentito un calore dentro in questo paese, e oggi prima di arrivare qui in questa sala poi impensatamente ho avuto anche qualche altra piccola emozione, perché io ho cominciato qui. Sì, io sono ferrarese, ma la mia attività di regista è cominciata qui. Il secondo documentario della mia vita, e vi dico anche di quando, 1950, fu girato facendo base qui, a Coligoro, in questo albergo Locanda, dal quale muovevamo tutte le mattine per andare a Pomposa, a girare questo documentario a Pomposa, che oggi, dopo 43 anni, ho rivisto. Per merito e amore di un vostro concittadino che l'aveva in casa in una cassetta e me l'ha mostrato, ed è stata un'emozione enorme. Ecco, non vorrei che si dimenticasse che tutto quello che viene realizzato in questi anni è in gran parte merito di due persone ai quali proprio io farei un grande applauso, e sono Telloni e Pestini. A Carracini è venuto come obiettore di coscienza un ragazzo balbuziente, simpaticissimo ma balbuziente. E siccome la prima impressione è che non sapesse formulare bene di verbo, di parole, di retorica, mi ha ricordato, ma lei, Don Franco, si dimentica che mi ha dato un primo premio, Catugaudi di poesia. E lasciatemi concludere a questo proposito con una considerazione. In questo luogo, che è un luogo di pertinenza, di un luogo sacro, ci sono tre attività, a parere mio, dello spirito dell'uomo: la preghiera, la musica, la poesia. Qui la musica ha avuto la sua celebrazione, trovando in Guido Monaco colui che l'ha regolata. La preghiera è ovviamente di consuetudine in un luogo sacro. Abbiamo noi due capogauri la lusinga di portare come complemento di queste due attività supreme dello spirito anche la poesia. Consentitemi di dire che musica, preghiera e poesia sono le tre attività dell'uomo che più portano il sigillo misterioso di Dio.